riusciti a contenerle un po'. E invece sembra questo. Devo dire che dà anche un'altra sensazione, adesso glielo dico dal mio punto di vista, dottor Gratteri, il fatto di esprimere questa negatività. Io ho cercato di evitarla in tutti questi anni, non cercando un facile ottimismo, perché non è facile l'ottimismo nelle condizioni in cui siamo vissuti negli ultimi 15 anni, ma almeno di essere positivi, cioè cercare qualcosa su cui si può sempre costruire. Io so che lei lo fa con l'educazione ai ragazzi, che lei va molto nelle scuole, parla con i giovani di legalità. Ma E quella è io un'altra credo che cosa. questo sia, e Perché dice credo un'altra cosa, che, dottor Gratteri? Scusi, sono, professoressa, aspetta, professore andiamo da lei. Santi, io quando vado nelle scuole spiego la non convenienza a delinquere, Mi però piace io. questo perché è un ragionamento economico, esatto, io dottore. parlo di Lei sta convenienza. dicendo è per la convenienza Esatto, io che non non parlo. Perché dovrebbe se io fare. andassi nelle scuole a parlare di morale o di etica sarei perdente, perché oggi i ragazzi le discutono, vogliono la maglietta e le scarpe a 300 euro. No, se lei parla di morale o di etica, dopo 5 minuti giocano col telefonino. Poi, se siamo credibili, possiamo parlare di morale o di etica, ma prima dobbiamo parlare di È soldi, ragazzi. pragmatico il dottor Gratteri in questo, professoressa. Allora io le faccio però un esempio a lei, professoressa. Ha visto che Salvini era pronto ad andare in Russia, no? Dice ci vado io a parlare con Putin. E le faccio una domanda che può sembrare in questo momento ci porti fuori, ma in realtà poi con il dottor Gratteri torneremo al punto. È così che si risolvono, ad esempio, le guerre? Guardi, io ho detto una volta di Salvini che è un piccolo uomo che non si rende conto della sua piccolezza. Credo che anche questo episodio confermi quel giudizio. Ma non si può immaginare un politico che è al di fuori da ogni regola istituzionale, parte di una maggioranza e quindi, come dire, con il dovere di confrontarsi con il presidente, col ministro degli esteri, e si organizza un viaggio in Russia, poi mettendolo in alternativa con il weekend con i suoi bambini. Ma vuol dire che non ha proprio capito o ha dei pessimi consiglieri, questo è anche possibile, quindi una persona che fatica a comprendere con dei pessimi consiglieri, il risultato non può che essere quello che abbiamo visto. E allora, dottor Gratteri, è il quadro d'insieme che manca al paese, una visione d'insieme, una chiara, lei diceva manca l'etica, la morale, anche nelle scuole io devo partire dalla convenienza, no? Forse l'ottica della convenienza ha preso anche la politica in qualche misura. Politica è certo per definizione, si muove in base alla convenienza. Lei vede che non c'è un progetto di lungo respiro, nessuno parla di cosa bisogna fare da qui a 5 anni o da qui a 10 anni, ognuno parla di cosa bisogna fare da qui alle prossime elezioni. Senta, andiamo sulla convenienza. Ora torno anche a lei, professoressa. Può dare lei l'impressione di una persona risentita perché le sono sfuggite delle nomine No, ultimamente? guardi, se lei ha la pazienza di andare su internet, su YouTube, lei troverà le mie interviste di 10 anni fa e sicuramente capirà che non è Ma la assolutamente gente questo. cambia in 10 anni. Procura nazionale antimafia, le è stato preferito Melillo, il procuratore di Napoli, prima. Melillo è un bravissimo procuratore che Quello è vero. sicuramente organizzerà bene la DNA e sicuramente migliorerà la Procura Nazionale Non le Antimafia. sta stretta Catanzaro ormai dopo tanto Assolutamente, io tempo. sono il felice procuratore di Catanzaro. Se io potessi, se non ci fosse quella norma assurda che dice che noi non possiamo stare più di 8 anni, che è una follia, in un'azienda privata sarebbe una follia. Cioè tu sei un bravo manager, però poi siccome hai acquisito troppo potere devi andare lì alla portineria ad alzare la sbarra. Cioè se io rimanessi oltre il 16 maggio del 2024, io il giorno dopo sarei sostituto procuratore della Repubblica. Quindi è contro ogni regola d'economia. Cioè, quando si lavora nel contrasto alle mafie, ci vogliono 5 anni per capire cos'è la mafia. Facendo il pubblico ministero ci vogliono 5 anni. Poi, dopo che hai imparato, dopo 8 te ne devi andare, perché non, anche alla DDA, anche come sostituto procuratore In nazionale, ogni caso, quando hai DDA, capito dopo 8 come anni te ne funziona. devi andare. Senta. E questo è un assurdo.
nel mondo economico? Una domanda di quadro e una personale. Il paese si è un po' stufato dei magistrati, o no? Sì, perché siamo meno credibili, perché la magistratura aveva l'opportunità, dopo il caso Palamara, per sintetizzare, di riformarsi. E secondo me è stato un errore non sciogliere il CSM ed andare a nuove elezioni. Secondo me bisognava dare segnali forti di cambiamento, e la magistratura, intesa le correnti, si sono autoconservate, non hanno voluto discutere nel loro interno e proporre un progetto credibile alla politica, per dire scendiamo dal piedistallo, scendiamo alla terra. Questo errore l'ha fatto la magistratura, e ora la politica gli consiglierà la riforma e il resto. La politica ce l'ha con i magistrati o solo con quelli che indagano su di lei? E a lei c'è una parte politica in particolare che non la vuole in incarichi amministrativi? No, guardi, io ho buoni rapporti con tanti parlamentari dall'estrema destra e dall'estrema sinistra, assolutamente. Io Oddio, l'estrema destra pure? Certo. Da destra a sinistra, dirà. Da destra a sinistra, voglio dire. No, io non ho problemi, io parlo con tutti, io sono allenato a parlare con tutti. Io per il mio lavoro, lei pensi che io ogni settimana faccio ricevimento, io dalle 14 alle 21-22 di sera, per ogni 10 minuti una persona può venire a parlare con me. Poi può uscire libera, sì. Sì, ogni tanto ci sono, invece è una cosa molto importante, ci sono persone che nessuno ascolta, che hanno bisogno e che si fidano, e quindi denunciano usurai, estortori. Quindi è una cosa importante. Ogni settimana ricevo anche poi dei pazzi, si rilevano gente che dà TSO, però io parlo anche con i pazzi, certo, poi la seconda volta mi faccio venire, ma è importante parlare con tutti. Senta, abbiamo anche scherzato, ma lei vive da anni sotto scorta. L'ultima recente minaccia è stata di farla esplicitamente, di farla saltare in aria con l'esplosivo. Lei ha paura? Io parlo con la morte, ci ragiono e cerco di razionalizzarla, cerco di ragionare se dovesse succedere. Quindi sono allenato ormai da anni. E cosa anni. Si dice? Si dico che nella vita mi consolo, mi conforto, dico che nella vita io sono partito da un paesino di 2000 abitanti, da Gerace, dico che io andavo a scuola con l'autostop e quando tornavo a casa dovevo togliere le scarpe e i pantaloni perché sennò si non rovinavano per il giorno dopo, e giocavamo scalzi e ci tagliavamo, e quando eravamo a casa dovevamo stare attenti a non zoppicare se no erano bastonate. Quindi questo è stato il mio metodo montessoriano, e non finirò mai di ringraziare i miei genitori semi analfabeti. E quindi, partendo da questa base, sono qui adesso che parlo con lei e con la professoressa Fornero di cose importanti. Quindi per me sono gratificazioni, soddisfazioni inimmaginabili, impensabili 40 anni fa, 50 anni fa, quando andavo con l'autostop e vedevo morti a terra per andare a scuola. Quindi mi consolo in questo modo. Ho avuto grandi soddisfazioni e affetto nella vita privata, quindi se dovesse succedere, che succeda, però io non cambio la mia vita, perché io non saprei vivere da codardo, non saprei vivere da vigliacco. Fra 1000 anni, le assicuro che è un gran piacere anche per me, e immagino di poter parlare anche per la professoressa Fornero. Piccola pausa per noi.